Ciao, sono Dunno. Eccomi qui con un nuovo episodio di Retro Tech with Dunno. Oggi vi presento un'altra console, l'Atari 2600. L'Atari 2600 è stata pubblicata da Atari nel 1977. È stata una delle prime console ad utilizzare le cartucce come supporto dei giochi ed ha avuto molto successo. Aveva a disposizione molti giochi, tra cui tanti conosciuti precedentemente in versioni cabinati, dato che Atari ne possedeva i diritti, come per esempio Space Invaders. Ovviamente tutti arcade e in 8-bit. La versione che ho io non è la vera e propria Atari 2600, ma una versione più piccola, conosciuta anche come Atari 2600 Junior. Le funzioni sono identiche a quella più grande, ha la possibilità di usare due joystick, scegliere se giocare in bianco e nero o a colori, e ha un interessante pulsante per scegliere la difficoltà del gioco. Molto famoso è il gioco di E.T., è considerato da molti come il videogioco peggiore di sempre. Infatti una leggenda metropolitana diceva che Atari avesse sepolto in New Mexico migliaia di cartucce, tra cui anche quelle invendute di E.T. Spoiler alert, non è più una leggenda, infatti nel 2014 è uscito un documentario in cui si vede il ritrovamento di tantissime cartucce. Guardatelo, si chiama Atari Game Over. Avete giocato con questa console? Ditemelo nei commenti, likeate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao!